Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio parleremo delle tecniche di vendita che tutti i buoni venditori conoscono se hanno fatto un po' di attività di vendita. Tali tecniche possono applicarsi a tutti i canali di vendita, inclusi i nuovi canali digitali, che poi non sono altro che una forma molto rapida ed evoluta della vendita per corrispondenza. A cosa serve ad un blogger hobbistico conoscere tali tecniche? È utile perché può servire per dare un taglio diverso ai propri contenuti, compatibilmente con la propria linea editoriale, per incrementare il numero di visite, follower e utenti. Le tecniche di vendita push sono tutte quelle tecniche di vendita vecchie per cui il cliente viene bombardato di dati sul prodotto. Il prodotto, il prezzo, la distribuzione e la comunicazione sono i quattro pilastri del marketing. Questa cosa ormai la sanno anche Sassi. Il prezzo, le caratteristiche tecniche, i confronti tra il nostro prodotto e la concorrenza, la migliore distribuzione più rapida, la migliore garanzia, la migliore confezione, tutte le leve del marketing, inclusa la comunicazione che picchia duro in tutti i modi possibili e immaginabili per descrivervi il prodotto, illustrarvi il prodotto, informarvi sui prezzi bassi e dilazionamenti nei pagamenti, consegne rapide e quant'altro vi possa venire in mente. Questa massa di informazioni che vi piove in testa, sia che sia un venditore alle prime armi, che provi a saturarvi la testa con un incontro di lavoro, sia che apriate un giornale e l'occhio vi cada in una affissione pubblicitaria oppure in un manifesto per strada, oppure una più moderna recensione web o un podcast, oppure un testimonial che perori quanto super mega galattico sia quel dato prodotto o servizio, ecco, tutta questa roba qui sono tutte tecniche di vendita push. Tutto quanto vi verrà vomitato addosso rientra nella enorme famiglia delle tecniche di vendita push. Semplicemente si spinge il prodotto sul potenziale cliente sino a quando il potenziale cliente non compra oppure manda a fanculo qualsiasi tipo di canale di vendita utilizzato dall'azienda perché non ne vuole obiettivamente più. Gli americani, da sempre maestri del marketing, specie quello per corrispondenza, si accorsero che tra i migliaia di prodotti identici, il modo migliore per far ricordare il prodotto al consumatore ed indurlo ad un nuovo acquisto era far provare il prodotto prima dell'acquisto, in modo da soddisfare il cliente e quindi creare le premesse per una fidelizzazione duratura. Una tecnica di vendita derivata dalla differenziazione di prodotto, sia per brand quanto per rapporto qualità-prezzo superiore rispetto agli altri competitor. I piccoli campioni gratuiti di prodotti, aspersi dai rappresentanti ai 420, erano lo strumento per far parlare prima di tutto il prodotto. Prima lo usi, cioè prima lo provi, poi se ti stagiola lo compri. Si giunge quindi alle tecniche di vendita pull. Sono tutte quelle tecniche in cui prima si fa emergere il bisogno e lo stato di necessità, enfatizzandone tutti i problemi al contorno, e poi si propone il prodotto o il servizio come soluzione, a questo punto evidenziando i vantaggi del prodotto o servizio che permettono la soddisfazione del bisogno oppure la risoluzione del problema. Ovviamente è una tecnica di vendita perché non c'è comunicazione che tenga se poi il prodotto o il servizio non è realmente capace di soddisfare le esigenze del cliente, che anzi, se sarà deluso, è probabile che farà una pubblicità negativa, difficilmente contrastabile dalla comunicazione.
quanto tutto questo può tornare utile ad un blogger o podcaster. Se il vostro blog e canale YouTube fossero un prodotto, sarebbero un servizio. Prodotto o più propriamente un servizio di intrattenimento o di informazione e divulgazione, avente a tema la vostra linea editoriale. Prezzo: se è diffuso gratuitamente, il bene non ha un prezzo. Ma questo non vuol dire che il bene diffuso in streaming gratuito non abbia un valore d'uso, fornendo informazioni e o divulgazione e o qualche sorta di intrattenimento. Distribuzione via YouTube: titolo, descrizione, parole chiave, tag, copertina e coerenza tra contenuto e titolo, descrizione, parole chiave e tag sono gli elementi minimi indispensabili per poter avere una distribuzione efficiente, specie dentro YouTube, escludendo quelli che pagano YouTube per comprarsi traffico, like ed utenti finti, i quali, comprandosi un posto in SERP, se non hanno un'attività commerciale, non potranno sostenere molto a lungo la loro attività, che sarà costosa finanziariamente. Per quanto riguarda i blog, allo stesso modo dovrete compilare tutti i settaggi relativi per quanto riguarda i titoli, la mission e poi ovviamente la parte della descrizione dei post. Comunicazione digitale multimediale via internet, dove domina in YouTube il formato audio video oppure il formato audio, mentre la forma scritta è quella che domina nei blog, nei quali è possibile associarvi la distribuzione di PDF da leggere comodamente offline quando l'utente avrà tempo e voglia da dedicare ai vostri contenuti. Qual è l'utilità di questo pippone ultrasonico? Se assolvete ad una funzione divulgativa o informativa, potete pushare il vostro servizio parlando della vostra linea editoriale, presidiando le parole chiave della vostra linea editoriale, appunto. Ad esempio, se vi piacciono i deserti ed avete aperto un blog sui deserti, e poi dal blog avete prodotto una serie di podcast in cui avete mescolato i vari post del blog sui deserti, a voi non fregherà un piffero dei bisogni delle persone. I vostri contenuti saranno un magnete che accalappieranno appassionati dei deserti, naturalisti o studenti per le ricerche di scuola. Se volete fare intrattenimento sul tema dei deserti, la vedo dura a pushare contenuti di intrattenimento, a meno che, ragionando dei deserti, non abbiate ad esempio un mini dronino con cui avete filmato una serie di vostri viaggi, montandoli come una specie di simile documentario da posizionare in YouTube. Se assolvete ad una funzione divulgativa e o informativa, potete pullare i vostri contenuti. Allora dovrete partire dalle query degli utenti, ossia dalle necessità a cui proporre contenuti specifici e coerenti con quanto promesso dal titolo, comunicandoli in modo efficiente. Ossia, se potete dire quello che volete dire in 5 minuti, non allungate la broda in mezz'ora di podcast, ma fate un podcast di 3 minuti andando dritti al punto. Se volete fare intrattenimento, a mio avviso, se volete pullare i vostri prodotti, allora siete già fuori mercato, perché a meno che non vogliate smanettare sui programmi di CAD CAM e modellazione 3D ed editing audio video con CGI, riciclando qualche format televisivo classico di fantascienza, di storia, giallo, horror, eccetera. I talk show sono talmente tanti nella televisione classica che strabuzzano ad ogni ora del giorno e della notte, che sicuramente il vostro talk show in internet di puro intrattenimento molto difficilmente otterrà qualche gradimento, dato che non assolverà ad una funzione informativa o divulgativa.
qualcuno si starà chiedendo cosa sono le funzioni divulgative, informative e di intrattenimento. Divulgazione più o meno è riportare una cosa di rilevante importanza scientifica, storica, geografica, eccetera, eccetera, ossia una cosa già detta da altri. Informativa è diffondere un'informazione di cui si ha conoscenza diretta, oppure comunicare a chiunque fosse interessato le proprie opinioni personali. Intrattenimento, incollare l'utente al video divertendolo in qualche modo. Ok, per questa puntata è tutto, io spero che questa lunga chiacchierata non vi abbia affossato il cervello. Un saluto, ciao, alla prossima. We'll be right back.